vediamo quando e come il biogas ha senso e quando non ha senso. Però prima di tutto cerchiamo di verificare un'altra questione, e cioè di capire come funziona in natura la produzione di biomasse, perché comunque il biogas rientra sempre nei sistemi a biomasse, cioè occorre avere una massa di materiale vegetale o animale da utilizzare. Le biomasse posso bruciarle direttamente, legna, paglia, posso estrarre da queste biomasse olio, per esempio dal girasole, dalla soia, e usare l'olio, posso estrarre dei componenti che diventano alcol e bruciare l'alcol, oppure posso mettere in appositi impianti chiamati digestori anaerobici o biodigestori questa biomassa che viene fatta fermentare da microrganismi che funzionano in assenza di ossigeno. Quindi sono sempre comunque biomasse. Allora, anzitutto cerchiamo di capire come funziona la produzione di biomassa. In natura la biomassa, lo vedete in questa immagine in alto, è molto semplice. Il sole garantisce l'energia perché le piante producano i materiali di cui hanno bisogno, in un modo molto semplice. Le piante, grazie alla fotosintesi, prendono due elementi diffusissimi nel pianeta, che sono CO2 e acqua, molto di più l'acqua della CO2, ma comunque ce n'è a sufficienza di CO2. Questi due molecole, grazie all'energia solare, vengono trasformate in zuccheri. Il prodotto di scarto della fotosintesi è l'ossigeno. L'ossigeno viene però utilizzato da tutti gli organismi per respirare, e quindi abbiamo che lo scarto della fotosintesi è un fondamentale elemento per un'altra reazione, quella di respirazione. Cosa fa la respirazione? Ossida gli zuccheri che noi mangiamo, gli zuccheri che hanno prodotto le piante. Se mangiate pane, se mangiate pasta, se mangiate zucchero direttamente, quello è tutto prodotto, è biomassa selezionata che le piante hanno prodotto. La mangiamo, con l'ossigeno la ossidiamo e ricaviamo l'energia di cui abbiamo bisogno. Io sto parlando, sto in piedi, consumo energia e grazie a quello che ho mangiato. Quando respiro, come anche voi, ma anche come le piante, cosa faccio? Butto fuori CO2 e acqua. CO2 e acqua viene utilizzata di nuovo dalle piante ed è un ciclo continuo. Cioè l'energia solare permette di produrre la biomassa senza perdere le risorse. Ed è importante, perché guardate, quello che è da capire è che in natura da qualche miliardo di anni tutto funziona senza buttare via niente. Cioè noi ricicliamo, noi, le piante, gli animali, ma anche noi contribuiamo attraverso un circolo che è una catena alimentare, che vuol dire che le piante alimentano degli erbivori che alimentano dei carnivori, tutti scartano qualche cosa, questo che viene scartato viene trasformato da microrganismi in terriccio fertile che le piante riutilizzeranno. Quindi in pratica è un continuo ciclo. Questo ciclo, garantito dal sole, può andare avanti indefinitamente purché vi siano sempre organismi che fanno parte di questo ciclo. Quindi devo avere tante piante, tanti erbivori, tanti carnivori, tanti organismi che nel suolo trasformano gli scarti e microrganismi che producono quel che serve poi alle piante per ripristinare il ciclo. Ciclo che per la parte fotosintesi è garantita da tutta la respirazione di tutti gli organismi che respirano. È importante sottolineare una cosa: in natura tutto questo avviene usando una quota modestissima dell'energia solare, tra l'1 per 1000 e l'1% dell'energia solare. Quindi vuol dire che l'energia solare che arriva sul pianeta è enormemente di più di tutta quella che serve a tutto il sistema
di produzione di biomassa. Per capirci, questo però non è un'energia modesta, perché tutta l'energia che consumano gli esseri umani nelle loro attività è un decimillesimo dell'energia che il sole manda. E qui verrebbe da dirsi, da domandarsi, ma ha senso continuare a esaurire materie prime fossili che producono CO2 e quindi inquinamento in quantità elevata, non più compensata dai processi di fotosintesi, quando l'energia solare disponibile è enormemente di più di quanto ci serve? Questa è una prima domanda che lascio lì. Beh, perché faccio questa domanda? Perché vedete, come è scritto qui, mentre i processi produttivi naturali utilizzano energia solare, seguono un andamento ciclico senza produzione di rifiuti e senza combustioni, le piante non usano le combustioni e neanche noi usiamo combustioni per le energie di cui abbiamo bisogno. Si usa energia solare e poi da quel momento trasformazioni energetiche su base chimica a temperature che sono quelle del temperatura ambiente. Non c'è più di 37-40 gradi come sottoprodotto di calore di queste reazioni. Bene, al contrario, gli attuali processi produttivi umani, quelli industriali, bruciano materia, energia fossile, sono lineari e producono inquinamento e rifiuti. Cioè, non può andare avanti così, perché nel momento in cui ho dei materiali esauribili, man mano che li brucio, li esaurisco e prima o poi non li ho più. Ecco perché si parla della necessità di avere fonti rinnovabili. Vedete, tutte le combustioni, però tutte, hanno un problema, che mentre quando noi mangiamo cibo e lo ossidiamo, è un processo molto complesso e effettivamente lo scarto è solo CO2 e acqua che viene riutilizzato dalle piante, se brucio la stessa cosa, qualunque materiale io brucio, produco centinaia o migliaia di diversi composti chimici, molti dei quali assolutamente incompatibili con gli organismi viventi e quindi pericolosi. In natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La combustione non fa sparire quello, non è che, perché uno può pensare, beh, prendo della legna, la brucio, resta la cenere. Quindi ho trasformato una tonnellata in pochi chili, no? A parte che la cenere di solito è un quarto, un terzo del totale del materiale di partenza, ma se io misuro, anche potessi pesarli, i gas, che però hanno un peso, che sono i fumi che vanno via, vedo che per ogni chilo, quintale, tonnellata di legna bruciata, io ho alcuni, se partiamo da chilo, per ogni chilo bruciato ho alcuni chili tra ceneri e fumi. Perché? Perché quel materiale reagisce con l'ossigeno, in più a quelle temperature l'azoto presente nell'atmosfera reagisce con l'ossigeno, quindi ho dei prodotti nuovi che sono 2-3 volte la quantità di partenza. Quindi la combustione produce materiale di scarto ben maggiore di quanto sia il materiale di partenza. Questo è importante anche quando si dice, beh, i rifiuti cosa facciamo? Li bruciamo, inceneritori. No, moltiplico per 3-4 volte i rifiuti. Cioè bruciare non è eliminare i rifiuti, è moltiplicarli, perché anche l'inquinamento è rifiuto. Il problema è che i composti che si liberano nella combustione sono anche molto pericolosi, come i composti organici, tra cui idrocarburi policiclici, aromatici, diossine, aldeidi come la formaldeide, alcuni molto pericolosi e cancerogeni. Come non bastasse, tutta la combustione produce CO2. Niente male se questa CO2 è compensata da una capacità fotosintetica delle piante. In teoria uno potrebbe dire, se prendo le piante e le brucio, la CO2 che si forma è più o meno quella che le piante hanno assorbito, quindi si va in pareggio.
Purtroppo non è così. Questo è un semplicistico. Perché? Perché in realtà la CO2 che devo considerare è non solo quella che libero dalla combustione, ma tutta quella che si libera per ottenere la pianta. Quindi fertilizzanti, pesticidi, energia per le pompare l'acqua, energia per lavorare i campi, energia per i trasporti ed eventualmente energia per la trasformazione della pianta così come viene in materiale utilizzabile. Tutta questa energia, se uso energia di origine fossile o comunque qualcosa che brucio, produce CO2. Quindi questa CO2 va sommata a quella, a quella liberata dalla combustione. E quindi in partenza è vero che la pianta ha assorbito CO2, ma nell'insieme la CO2 è anche quella di tutta l'energia consumata. Anche qui poco male se ci fossero piante in eccesso, ma purtroppo quando noi abbiamo un campo coltivato questo assorbe molto meno di un bosco. Quando poi facciamo la cementificazione del territorio perdiamo territorio in grado di assorbire CO2. La deforestazione, l'inquinamento dei mari sono tutti elementi che riducono l'assorbimento di CO2. Questo è il motivo per il quale la CO2 si accumula e abbiamo l'effetto serra e i conseguenti cambiamenti climatici. Sul fatto che i cambiamenti climatici ci siano, fino a qualche tempo fa qualcuno era scettico, dopo gli ultimi eventi credo che pochi siano ancora scettici. Allora, a livello di domanda di energia, cosa deve fare l'umanità per affrontare la crescente o comunque ammettiamo costante domanda di energia? Se noi continuiamo a usare carbone, petrolio, gas naturale e uranio, tra un po' non ne avremo più. Se io sommo 700 più 150 più 150 più 60, calcolo anche l'uranio che noi abbiamo escluso in Italia di usare, ma altri lo usano, se io sommo tutte queste voci che sono le riserve accertate, che corrispondono ai miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, bene, io ho un qualcosa che mi può durare a consumi attuali poco più di un secolo. Ma consumando, come vedete, che cosa? Soprattutto carbone e il residuo dell'uranio. Due fonti particolarmente pericolose, e il carbone è quello che più determina effetto serra. Se l'effetto serra non viene ridotto, nei prossimi 50 anni arriveremo a temperature alterate di 4-5 gradi, che sono, a noi sembra niente 4-5 gradi, ma su scala planetaria hanno sconvolgimenti incredibili. Pensate soltanto a non aver più i ghiacci polari, non parliamo dei ghiacci nelle nostre Alpi, una desertificazione, una siccità incredibile che aggraverebbe tutti i problemi che già oggi incominciamo a vedere. Quindi è chiaro che non potremo usare il carbone, ma se usiamo poco il carbone, usiamo solo petrolio e gas naturale, l'uranio lo stanno escludendo un po' tutti anche perché ha dei costi ormai crescenti, ce n'è poco, e fra 50 anni probabilmente queste fonti cominciano a diventare così scarse, anche trovassero nuove riserve, ma con costi così elevati che pochi potrebbero permettersi. La domanda è: perché continuare a insistere su questo quando in un solo anno l'energia solare mi dà, come vedete, 1000 volte tutte le riserve di gas naturale? In un solo anno il sole mi dà 1000 volte quant'è la produzione di energia da gas naturale da qui al suo totale esaurimento. Parliamo di gas naturale, quindi giacimenti, non metano prodotto in altro modo come anche il biogas. Allora, qualunque persona di buonsenso direbbe: cerchiamo di approfondire la possibilità di usare bene l'energia solare o i suoi derivati, perché l'acqua, il vento sono derivati dell'energia solare, il sole che fa muovere il ciclo dell'acqua, il sole che determina i movimenti dell'aria, e quindi tutti questi sono derivati. Sarebbe logico pensare questo se non ci fosse un motivo, e cioè che dietro queste prime quattro
grandi così, fonti fossili o comunque pericolose, ci sono enormi interessi economici, le più grandi multinazionali del pianeta, che non hanno nessuna intenzione di rinunciare ai loro profitti. È tutto lì il gioco. Quindi faranno di tutto per impedire che qualcuno abbia la possibilità di metterle da parte, anche perché, a differenza del petrolio, quando voi comprate l'automobile dovete far riferimento al petrolio, cioè al derivato. Se voi comprate invece un impianto solare, una volta che avete l'impianto non avete più bisogno di carburante, non avete più bisogno di qualche cosa, di qualcuno che ve lo venda. Lo comprate una volta per sempre. Tutte le altre macchine, macchinari che dipendono da carburanti fossili, voi dovete continuamente alimentarli. E questa è la grande differenza. Allora, qual è la situazione della produzione di energia elettrica oggi? Non parliamo di tutta l'energia, perché l'energia è, oltre che l'energia elettrica, che non è la parte principale, c'è soprattutto calore e trazione, cioè produzione di calore. Adesso tra un po', prima o poi farà anche freddo, siamo in ritardo, i cambiamenti climatici si vedono, la prossima settimana prevedono freddo e cominceremo magari a riscaldare le case. Quello è calore, non serve riscaldare l'acqua calda per usi vari, l'industria ha bisogno di calore e così via. La trazione è quella dei mezzi di trasporto, l'energia elettrica è una delle tre voci. L'energia elettrica oggi ha questa situazione, questa è del 2009, già superata, ma la vedete in questo modo. In pratica noi abbiamo una quantità che è di circa 209 terawattore, adesso non ha importanza, che derivano da energia termica. Il resto, che è la somma di tutto questo, ma qui c'è, siamo nel 2009, pensate, nel 2009 era 0,7. Oggi, a distanza di 3 anni, siamo passati da 0,7 a 5. Cioè si è moltiplicato per un numero incredibile. È maggiore la crescita negli ultimi 3 anni del solare in Italia di quanto non sia stata in Germania. Questo per darvi un'idea. Ma facendo la somma di questo, voi capite che abbiamo un 70, diciamo, terawattore contro 209, quindi tutte queste energie rinnovabili hanno una quota che è meno di un quarto dell'energia da fonti termiche, da calore. Bene, a questo punto non potrebbe dire, non possiamo fare a meno quindi delle fonti fossili. Questo invece è falso, perché è vero che la distribuzione è questa, ma è anche vero che noi attualmente abbiamo una quantità di centrali termiche in grande eccesso rispetto al bisogno. Cioè, 2 anni fa, a fronte di una domanda massima di energia di 52 megawatt di potenza, diciamo che il massimo è stato nel 2008, cioè prima della crisi, 55. Mettiamo che in futuro si superi la crisi, non so come, perché non vedo proprio prospettive, ma mettiamo come vorrebbero alcuni che la crisi venga superata e che si arrivi a 60 megawatt. Tenete presente che noi abbiamo grandissimi sprechi, per cui questo 60 non avrebbe nessun senso, ma mettiamo di avere una domanda di punta di 60.000 megawatt, o se preferite 60 terawatt, vabbè. Fine delle trasmissioni. Vabbè, parlo a voce. Allora, torniamo al discorso, lo seguo io e ve lo illustro a voce. Scusi, sì. Posso approfittare dell'introduzione? Sì. Io avrei qualche domanda. Sì, se sono tecniche le facciamo subito. Se sono domande più vaste le facciamo alla fine per dare spazio a tutti. Se invece solo sulle questioni che ho detto, può farla se per chiarire. Beh, allora riduco all'essenziale. Quando lei dice che le compagnie in sostanza che controllano il petrolio faranno l'impossibile per impedire lo sviluppo dell'energia solare, io immagino che ci siano anche altri motivi, oltre che i dividendi delle società.
è evidente che se io sono socio di una compagnia petrolifera mi aspetto il dividendo più alto possibile e non mi interessa assolutissimamente nulla dello sviluppo della società in parte, perché guardo me stesso. Ma se guardo a livello internazionale e a livello globale, presumo che ci siano altri ragionamenti, per esempio di carattere politico. Chi controlla il petrolio controlla anche la politica degli altri stati. Certo. Perché se non fai quello che ti dico io, ti riduco il rubinetto, ti chiudo il rubinetto, quindi... La domanda però potrebbe essere rovesciata. Sono le compagnie petrolifere che controllano gli stati o gli stati che controllano le compagnie petrolifere? Secondo me sono... Io la lascio a voi. Secondo me sono compagnie petrolifere. Ma c'è un'altra cosa che più... un altro pensiero che più mi inquieta. Se andiamo a vedere la storia delle guerre, le storie delle guerre sono passate da guerre di eserciti, stati contro stati, a guerre per il controllo delle risorse. Ne abbiamo avuto un primo inizio con la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale è stata evidente che era solo, è stata esclusivamente una guerra per il controllo delle risorse. Ma questo è esattamente quello che intendevo dire, cioè quando io dico sono le multinazionali che controllano, controllano gli stati, hanno bisogno di controllare le risorse, chi controlla le risorse controlla il mondo. Certamente. E gli eserciti servono anche per controllare le risorse, perché in tutti i paesi africani, quando qualcuno ha cercato di impedire il controllo di quelle risorse, hanno usato l'arma dell'esercito, stimolando guerre locali, che noi abbiamo foraggiato con armi. Volevo arrivare proprio a questo punto. Sì, però non è l'argomento di oggi, perché vorremmo parlare di biogas. Cioè, era per chiudere il cerchio, perché sennò mi sfuggiva. Questa era la premessa per arrivare al biogas. Non è che le compagnie petrolifere siano contro il solare, ovviamente per ragioni economiche, ma non è che siano contro il solare anche per il fatto che l'energia solare porta democrazia, certo, in qualsiasi parte del mondo. Certo. Cioè l'energia solare o in generale qualunque forma di energia decentrabile e controllabile dal basso è l'opposto di un sistema accentrato. Chiunque voglia avere un controllo politico utilizza molto più i sistemi accentrati che quelli decentrati. È perdita di sovranità e di democrazia avere sistemi molto accentrati. Quando i sistemi addirittura sono accentrati a livello non di uno Stato, ma di una realtà sovrastatale, multinazionale, la democrazia è nulla, perché noi non abbiamo nessun esercizio neanche elettorale, per quanto possa contare, ma neanche quello, perché a quel punto lì non sappiamo come interagire. Comunque chiuderei la parentesi, perché l'obiettivo di oggi era il biogas. Questa era una premessa per dire che cosa? Per arrivare a spiegare come oggi viene utilizzata l'energia, quali sono i problemi per avere fonti rinnovabili, ma come avete visto nell'ultima diapositiva finché si vedeva, il nodo è questo. Noi abbiamo oggi installate 110 circa mila megawatt contro al massimo 60.000 necessari. 60.000 è la metà praticamente. Come mai? Perché tutte le nuove produzioni di energia sono sì in gran parte rinnovabili, solare, eolico, è rimasto l'idroelettrico, eccetera. Ma nessuno ha chiesto di spegnere le centrali più inquinanti in corrispondenza alla quantità di nuove fonti di energia pulite. Cioè se io mi aspetterei, produco 10.000, ho installato 10.000 megawatt che producono una certa quantità di energia di fonti rinnovabili, l'equivalente capacità produttiva di energia elettrica da fonte fossile la chiudo, invece no. Siccome sono diventate tutte aziende private che fanno profitti, cercano di fare che cosa? Di entrare nel mercato nella logica europea della bilancia europea dell'energia. Cosa vuol dire? Che nei momenti di massima domanda noi possiamo vendere energia a chiunque ne abbia richiesta e si può comprare energia a bassissimo costo quando nessuno la vuole. L'Italia fa proprio questo, compra energia, la famosa energia che noi compriamo dalla Francia, non è perché ne abbiamo bisogno, compriamo energia dalla Francia perché avendo le centrali nucleari di notte e nei giorni in cui c'è poco consumo, per esempio tra sabato e domenica, la notte tra sabato e domenica c'è il minor consumo, soprattutto nei giorni di stagioni intermedie, quando non c'è né troppo caldo né troppo freddo,
In quei casi lì l'energia viene buttata via a costi, praticamente più pur di non buttarla via la svendono. L'Italia la compra e cosa fa? Con quell'energia per esempio può pompare acqua in centrali di pompaggio e quando ne abbiamo bisogno la buttiamo giù quest'acqua e otteniamo energia. Quando la Francia ha bisogno di energia, avendo le centrali nucleari, più di quello, cioè lei produce sempre quella energia più o meno, ha una flessibilità minima, d'inverno avendo stimolato i consumi di energia elettrica per produrre calore nelle case, una cosa assurda, ma pur di non buttarla via hanno fatto così, quegli inverni che sono stati molto freddi ha dovuto importare energia elettrica dal resto d'Europa e noi italiani l'abbiamo venduta. Cioè non è affatto vero che noi abbiamo bisogno delle centrali nucleari francesi come qualcuno volutamente racconta a balle, nel senso che non può non saperlo. Noi importiamo quando qualcuno butta via e esportiamo quando c'è bisogno. Ma ciò nonostante, oggi noi abbiamo un eccesso esagerato di capacità produttiva. Quindi qualunque nuova centrale dovrebbe essere costruita dalla più piccola, dalla centrale a biomassa, dalla centrale eolica, dai tetti solari, in corrispondenza a, raggiunto una certa quota, chiusura delle più vecchie e inquinanti centrali a energia fossile. Ma questo non viene fatto. Ed è uno dei motivi per cui non si riesce a approvare un piano energetico nazionale. Perché il piano energetico dovrebbe stabilire dei criteri, in base a questi criteri dovrei sapere se posso aprire o se devo chiudere centrali. Non si fa, ognuno fa quello che vuole, siamo nel Far West e in questo Far West sono stati dati giustamente per certi aspetti incentivi alle fonti rinnovabili, ma gli incentivi senza chiarezza se serve o no quell'energia e senza chiarezza se si chiudono altre centrali vengono fatti dovunque e comunque a prescindere dalla reale esigenza. Ecco allora il fotovoltaico sui campi agricoli, e su questo si è cercato di porre rimedio, ed ecco le biomasse che consumano enormi quantità di territorio per poter essere alimentate, perché quello che conta sono solo gli incentivi. Allora, andiamo avanti rapidamente. Pensate che nel 2011 in Italia abbiamo avuto una quantità, come dicevo, di energia solare pari a quella eolica e praticamente uguale all'insieme delle fonti da biomasse, che erano più o meno così anche 2 anni fa. Cioè le fonti da biomasse sono aumentate, ma non così significativamente come l'energia solare. E l'eolica era più o meno come le biomasse, cresciuta allo stesso modo. Ora, avendo queste buone capacità di eolico, solare, idraulico, che comunque sempre diciamo almeno dell'ordine di 5 volte quella eolica e di 5 volte quella solare e quella di biomasse, se metto insieme biomasse, geotermico, solare e eolico ho diciamo 30-40 mila megawatt ora contro 50 mila dell'energia idraulica. L'insieme però di tutto questo significa che oggi noi possiamo coprire circa un terzo del fabbisogno elettrico con fonti non fossili, che è già un buon risultato, perché l'impegno europeo era 20-20-20, cioè 20% entro il 2020, l'abbiamo già superato e potremo arrivare al 2020 vicini al 40-50%. A questo punto la domanda è: ma idraulica, eolica, solare, geotermica, biomasse, sono tutte equivalenti? No. Dobbiamo vedere dove fare la scelta. In pratica vanno considerate rinnovabili quelle fonti che si riproducono nello spazio e nel tempo di utilizzo. Se io ho un bosco, lo taglio e lo uso per bruciare qualcosa, non è rinnovabile. Prima di tutto il bosco, se non lascio una parte, non si ripristina. Ma anche lo tagliassi a metà, mi ci vogliono decine di anni per avere quella metà. Io per avere un equilibrio con il bosco posso usare
Quanto? Esattamente quella quota che ogni anno si riproduce senza intaccare il capitale. La parte consumabile. La parte consumabile, che è quello che usavano i nostri avi, pensate, circa 700-800 anni fa, quando all'epoca dei comuni sono iniziate anche le comunità montane, e le comunità montane si erano date delle regole, tra cui la regola di Legnatico, che prevedeva che la comunità decidesse qual era la quota che si poteva prendere dal bosco senza distruggerla e come distribuirla tra le famiglie della comunità. Grazie a questo oggi noi abbiamo i boschi che ancora vedete nelle nostre colline e montagne, nel Veneto, in Friuli, in Trentino. C'era, cioè, una razionalità. Ma quindi non è rinnovabile se non rispetto queste regole. Ma quanto potremmo produrre con le biomasse energia? Non molta. Perché vedete, se è vero che le biomasse assorbono tra l'1 per 1000 e l'1% dell'energia solare, vuol dire che mi occorre una grande distesa di territorio per produrre una quantità di biomassa elevata. In termini energetici è come dire, siccome l'efficienza di un pannello fotovoltaico attuale è sul 15-20%, è come dire, tanto più che poi molte volte quello che produco a livello agricolo lo devo trasformare, e quando brucio, per esempio, o trasformo in biogas, solo una parte viene utilizzabile per produrre energia, il rendimento è inferiore al 30%. Questo significa che a parità di energia prodotta occorre una superficie dell'ordine di 300-400 volte quella di un pannello solare se uso biomasse. Non so se sono chiaro. Capite la differenza? Cioè, non è detto che le biomasse siano rinnovabili, e comunque occorre una grandissima superficie per far fronte. Gian Pietro, un italiano che ha lavorato a lungo negli Stati Uniti e oggi lavora a Barcellona, che è anche mio amico, ha fatto un piccolo calcolo e l'ha esposto, invitato a Veneto Agricoltura qualche anno fa. Ha detto, per coprire il 10% dei consumi energetici italiani, noi avremo bisogno di 3 volte tutta la superficie agricola italiana. E dopo non avremo più superficie agricola, non avremo più possibilità di produrre cibo, ma resteremo sempre carenti del 90%. Quando dico tutta l'energia intendo calore, energia elettrica e trazione. Siccome con le biomasse si può fare bioalcol, si può fare metano, si può bruciare direttamente, teoricamente si può fare tutto, ma il problema è quanto ne posso produrre, una quantità modesta. Non è in grado di risolvere. Quindi, a fronte di un'energia solare in quantità molto elevate, l'energia da biomasse è elevata a livello di mare, a livello di foreste, in un territorio come l'Italia ha delle potenzialità molto più limitate, e la nostra superficie in gran parte l'abbiamo già distrutta, cementificata, territori montani non utilizzabili e così via. Quindi questo è il problema di fondo che dobbiamo sempre tenere presente, perché non possiamo ignorare questo. Quindi diciamo che, fatto questo ragionamento, possiamo dire in questi termini che, calcolando un decimillesimo dell'energia solare, l'energia di cui noi abbiamo bisogno, se usiamo il sole, se usiamo il vento, abbiamo una buona potenzialità. Invece le biomasse, usandole potenzialmente per quanto possono dare, ma se le uso tutte non ho rinnovabilità, mi danno un decimo dell'energia del vento e un centesimo dell'energia solare, meno di un centesimo dell'energia solare, ma appunto, che è quello che spiegavo prima, ma una volta eliminate è finita, devo aspettare che si riproducano, ecco, quindi bisogna stare molto attenti. L'altra cosa, l'ho già anticipata, l'agricoltura attuale non è più l'agricoltura di un tempo, nel bene e nel male. Nel bene perché
abbiamo con i trattori risparmiato energia umana, perché si sta meglio, perché produciamo di più, ma consumiamo molta energia. Oggi per ogni caloria di cibo prodotta negli Stati Uniti si consuma almeno 2 calorie di fonti fossili e in Europa poco meno. Cioè, se va bene con le biomasse, riusciamo ad avere o il pareggio o negativo o poco positivo. Gli studi fatti negli Stati Uniti, per esempio, sempre da Gianpietro Compimentel, che è il più grande agroecologo del pianeta e con cui Gianpietro ha lavorato, hanno fatto dei calcoli e vi leggo, non potendo mostrarvi, vi leggo quello che dicono. La produzione su larga scala di combustibili di provenienza agricola non costituisce un'alternativa all'uso corrente del petrolio e non è neanche una scelta consigliabile per sostituirne una porzione significativa. Il biocombustibile rappresenta infatti una perdita di energia, dato che richiede 50% di energia in più di quella che si può ottenere dal prodotto stesso. Cioè, i loro calcoli dicono che, messo a bilancio tutta l'energia necessaria, per tutte intendiamo dai fertilizzanti ai fitofarmaci, ai trattori, alle pompe, ai trasporti, alle trasformazioni, e quanta energia ottengo dalla loro combustione, beh, se va bene vado in pareggio, ma dipende dalla pianta, dipende dalle condizioni, ma spesso è in condizioni negative. Pazze, che insieme sempre con Pimentel, arriva a quest'altra conclusione. Poiché una minima frazione dell'energia solare è catturata dalle piante, solo lo 0,1%, mentre il fotovoltaico ne cattura più del 10%, siamo in una condizione svantaggiosa dal punto di vista del rendimento delle biomasse rispetto al fotovoltaico. Se volessi produrre etanolo da zuccheri per fermentazione, praticamente si arriverebbe ad avere una energia di origine fossile che uguaglia o supera quella che ottengo bruciando l'etanolo. Anche lì l'etanolo viene usato in Brasile, viene usato negli Stati Uniti perché è incentivato. Se non ci fosse l'incentivo non ci sarebbe nessun vantaggio. La stessa cosa vale per il biodiesel, addirittura secondo i loro calcoli nell'olio da piante si arriva a consumare il doppio di quanto si ottiene in termini di energia. Come dicevo, le biomasse in generale possono essere bruciate, possono essere trasformate in olio e bruciare l'olio, posso ottenere il gas metano mediante digestione anaerobica. Nel Veneto abbiamo già, questo è un dato per esempio del 2008 se non sbaglio, avevamo già un 80 impianti a biomasse. Negli ultimi anni questo dato è molto aumentato ed è molto aumentato il biogas, cioè la domanda per biogas è cresciuta molto. Perché? Perché vedete, un impianto a biomassa di solito, perché sia conveniente, deve avere alcuni megawatt. Con alcuni megawatt occorrono, se si è sotto i 50 ma sopra un megawatt, non è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale, ma è ugualmente obbligatoria tutta una procedura per essere autorizzati alle emissioni. Invece sotto il megawatt, nel caso del biogas, si riesce ad avere un impianto che non ha particolari esigenze, c'è semplicemente si istituisce una cosa di servizi, conferenza di servizi, e la conferenza di servizi analizza il progetto e dà una autorizzazione unica, però adesso vedremo che ci sono alcuni problemi, mi dispiace non potervi far vedere le immagini, ma ve le leggo. In ogni caso, quindi, come capite, sotto quel megawatt è la cosa più facile, più rapida, più veloce, e gli incentivi sono notevoli. Un impianto da 999 kilowatt a biogas rende in termini di energia elettrica incentivata, se calcolo quanto mi danno, circa 1 milione di euro l'anno. L'impianto costa 4 milioni circa, in 4 anni l'ho pagato. Quel milione me lo danno per 15 anni, fate voi i conti, se avete un investimento che rende di più. Se voi ne conoscete un altro, io sono contento, ma questo spiega perché molti
come si può dire, capitali, anche discutibili per la loro provenienza, perché se dico di più mi denunciano, possono essere attratti e diventa facile chiedere a un'azienda agricola: tu quanto guadagni dalla coltivazione dei tuoi campi? Bene, se tu coltivi per me, io ti do queste cifre perché io, avendo netto 1 milione, da questo posso togliere anche un po' di cose ovviamente, fatti i conti dell'ammortamento dell'impianto, fatti i conti di tutto quanto, ti posso dare un bel po' di soldi. È chiaro che per molti agricoltori può essere interessante, soprattutto quando non hanno più una certa età e pensano di non farcela, quando non hanno un prodotto particolarmente di pregio, e allora lì si fa presto. Se uno invece ha produzioni DOP, DOC, IGP, agricoltura biologica e quant'altro, non gli conviene perché gli darebbe troppo poco rispetto a quello che può guadagnare. Ma voi capite che è possibile trovare. Il limite è un altro. Quanti ettari mi servono e quanti ettari ci sono in un territorio disponibili per questo? Per quanto io paghi i contadini, a un certo punto i conti non tornano. Questo è un primo grande problema. Allora, cosa vuol dire produrre con il produrre biogas? Vuol dire che prendo o liquami zootecnici o scarti dell'attività agroalimentare, per esempio siero del latte, per esempio le sanse degli oli, per esempio altre cose di questo genere, oppure biomasse o scarti agricoli, oppure biomasse vergini dedicate a questo scopo. Normalmente si usano cereali. Quindi qualcosa di molto appetibile per sfamare gli esseri umani o, nella peggiore ipotesi, sfamare animali che diventano cibo per gli esseri umani. In pratica, noi qui nel Veneto siamo grandi produttori di mais. Ciò nonostante importiamo mais, non per mangiarlo noi. Perché vedete, noi produciamo 4 volte più mais che negli anni 50, ma ne mangiamo 1/10 che negli anni 50. È come dire che su 40 parti, 39 non li mangiamo, ma vanno ad altre destinazioni. Il grosso fino adesso era l'alimentazione animale, che diventava comunque cibo, latte, latticini, carne, uova, eccetera, ma adesso diventa appetibile trasformare da cibo per l'uomo a cibo per gli animali a cibo per le macchine. E alimentare le macchine è anche, oltre che richiedere un'ampia superficie, immorale. Se pensiamo che oggi molte persone incominciano ad avere problemi di alimentazione, di quantità di alimentazione. Ma il problema non è solo per il sud del mondo, il problema è anche per noi. Perché? Perché nel momento in cui il petrolio crescerà di valore e noi produciamo cibo per le macchine, ma non per noi, perché se andate al supermercato e guardate la provenienza del cibo, una buona parte viene da fuori Italia, perché noi preferiamo produrre vino da esportare, perché preferiamo produrre prodotti tipici da esportare, oppure cose da dare alle macchine o eventualmente agli animali. Il cibo per noi lo importiamo. Quando il petrolio sarà molto caro, e parliamo di pochi decenni, importarlo, il trasporto avrà un costo enorme, i lavori avranno costi enormi e chi non si produce il cibo da solo spenderà moltissimo. E sarà difficile esportare le cose che si producono. Ma noi cosa faremo? Ci mangeremo il biogas oppure pasteggeremo tutto il giorno a prosecco e a... io preferirei pasteggiare ad amarone, che mi piace di più, ma insomma... però chiaramente voi capite che non è quello che ci sfama. Quindi bisogna capire che bisogna anche ripensare l'agricoltura. E non è certo svendendola con incentivi. Incentivi prelevati da dove? Dalle nostre tasche, perché quegli incentivi sono presi dal 7% della bolletta elettrica che noi paghiamo. Quindi capite, noi paghiamo per una cosa che non ha senso, perché non c'è questa urgenza di fare nuove centrali, c'è urgenza di sostituire prodotti fossili con prodotti rinnovabili. Le biomasse, tra le fonti potenzialmente rinnovabili, è la meno rinnovabile, quindi dovremmo incentivare altre cose. Detto questo, il principio del biogas qual è? Prendo questi materiali, li butto in un contenitore in cui vi sono microorganismi che a una certa temperatura, si può scegliere varie temperature, insomma, diciamo
o a temperatura ambiente o intorno ai 40 gradi, io buttandogli delle biomasse animali o vegetali alimento questi batteri. Questi batteri mangiano, ma fanno un po' come facciamo noi, o meglio, come fanno i nostri batteri. Noi nel nostro intestino abbiamo batteri simili. Il nostro intestino non funzionerebbe senza quei batteri. Il nostro intestino è un biodigestore, e grazie ai batteri del nostro intestino noi ogni tanto dobbiamo liberare del gas. Cos'è quel gas? Biogas. Il biogas non è altro che quello che noi liberiamo più o meno quotidianamente, chi più chi meno, dipende da cosa mangiate, ma dipende dai batteri che avete, ma insomma è questo. Quindi capite che il biodigestore è facile da capirlo. Bisogna farlo molto grande, non è grande come l'intestino, è molto più grande, e viene alimentato in maniera molto più selezionata. Non gli si dà di tutto come mangiamo noi, gli si dà scarti o colture dedicate, soprattutto per esempio insilati. E a quel punto il biodigestore produce il biogas. Il biogas è che cosa? 50-60% metano più CO2, ma più impurità, a base di zolfo, a base di altri scarti, che in qualche modo si tende a pulire, cioè questo biogas prima di bruciarlo va un po' pulito, ma più di tanto non si riesce a pulirlo. Quindi ha un potere calorico, calorifico, chiamatelo come volete, più basso del gas naturale, proprio per queste impurità. Ma queste impurità, quando io brucio questo gas, diventano inquinanti atmosferici, molto più del metano. Quindi non è vero che il biogas inquina come il metano, inquina di più, e ha un potere calorico di meno, per cui ne devo usare di più rispetto al metano, proprio perché scalda meno. Ecco, questi sono gli elementi. Comunque, una volta bruciato, io non faccio altro che alimentare una centralina elettrica a gas. Questa produce energia elettrica, vendo l'energia elettrica, e con quello che guadagno mi pago ampiamente il costo dell'impianto, il costo delle materie da mettere nel digestore e poi da bruciare il biogas, e si guadagna molto, perché gli incentivi sono molto alti, troppo alti, hanno detto tutti. E in effetti le nuove norme, sia per il solare, sia per il gas, biogas, che per un po' tutte queste fonti rinnovabili, tendono a venire ridotti. Quindi dal prossimo anno verrà tutto ridotto, giustamente, perché io ho il mio pannello fotovoltaico, l'ho pagato 11.000 euro, oggi lo stesso impianto lo pagherei 7-8.000. Quindi non è giusto che chi l'ha pagato 7-8.000 abbia gli stessi incentivi che ho avuto io, perché io con quegli incentivi l'ammortamento lo faccio in 10 anni. Ma se avessero gli stessi incentivi quelli che hanno pagato 7.000, ce l'hanno in un tempo quasi la metà. Voi capite che ci sarebbe una discriminazione. Quindi man mano che il valore diminuisce e il rendimento è maggiore, si deve tendere a avere un pareggio, per cui diventerà conveniente il pannello fotovoltaico, perché costerà produrre energia elettrica come quella che compro. In California è già così, e quindi gli incentivi servono solo a far decollare una tecnologia, ma dopo vanno eliminati. Questo fatto che in futuro non sarà come oggi porta tutti quelli che vogliono speculare a chiedere in questi giorni, in questi mesi, le autorizzazioni per poterle avere entro quest'anno, perché da gennaio le cose probabilmente cambieranno, se ci sarà ancora il governo Monti, che ha promesso di cambiarle. Quindi allora, come dicevo, l'impianto ha un bilancio energetico molto basso, e c'è un problema etico, che è quello di preferire alimentare macchine anziché uomini o animali. Senza incentivi nessuno costruirebbe questi impianti. Ma mentre per il solare si sta andando a un valore tendenzialmente di pareggio, per cui anche senza gli incentivi diventerà conveniente, per questi impianti senza incentivi non ci sarà mai il punto di convenienza. Questi sono tutti i dati che sono emersi recentemente. Quindi è un qualche cosa che va a esaurimento. Ma perché continuare a incentivare una cosa che non è la più conveniente,
non è economicamente né energeticamente conveniente e ha impatti ambientali. Ecco, il nuovo decreto che è stato emanato il 6 luglio e che darà indicazioni appunto in tal senso prevede per esempio un contingentamento per le biomasse, quindi se uno esce dal contingentamento non avrà gli incentivi, prevede una riduzione di questi incentivi e tutto questo crea una ansia per chi voleva costruirli e fa di tutto per realizzarli. Come si ottiene oggi l'autorizzazione? Oggi l'autorizzazione si ottiene in questo modo: meno di 200 kW elettrici è il comune con una via, tra 250 e 3 MW è il comune se non sono necessarie altre autorizzazioni. Se invece sono necessarie altre autorizzazioni è la regione e la regione può delegare la provincia e il Veneto delega la provincia. Quindi, scusi, in sostanza il comune ha molta voce? No, per esempio in tutti questi impianti che voi avete non ha voce, o meglio ne ha, ma non è l'autorizzatore. Adesso vediamo che voce ha, perché sono tutti sopra i 250, però tra i 250 e i 3 megawatt termici e 250 elettrici e sotto i 3 megawatt termici bisognerebbe avere queste condizioni: che non c'è bisogno né di sovrintendenza, autorizzazione paesaggistica, non si incide su ambienti di pregio, non ci sono vincoli di qualche natura, dove ci deve essere un'altra autorizzazione e in più deve esserci l'imprenditore deve essere l'imprenditore agricolo della sua azienda. Quasi mai questo si verifica, perché quasi sempre l'azienda è di un tipo e la produzione è di un altro e non è comunque funzionale alla esigenza dell'energia, l'energia non serve solo alle esigenze dell'azienda. Quindi di fatto diciamo che il comune è sotto i 250 o in particolari casi dove già è destinato in partenza l'area per cose di questo genere senza altri problemi, oppure è sempre della regione, anche sopra i 3 MW termici, ma non viene quasi mai richiesto perché sono necessarie alcune cose. I comuni dicono di solito quando, per il comune però deve dare delle autorizzazioni, quale? Quella per esempio di verifica che si rispetti le norme urbanistiche, che ci sia congruità con le finalità complessive del proprio comune. Ma spesso i comuni cosa dicono? La legge dice che un impianto di questo genere, comprese le opere connesse, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti, quindi non ho margine di manovra. Questo è falso. Cioè è vero che la norma dice che sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti, ma solo se già autorizzate. Perché dice autorizzati ai sensi del comma 3. Cosa vuol dire? Che prima di essere autorizzate, finché non c'è la autorizzazione, non c'è nessuna pubblica utilità e indifferibili e urgenti condizioni. Per cui le autorizzazioni devono verificare il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria, urbanistica. E il comune in questo campo ce l'ha. Recentemente il Consiglio di Stato ha dichiarato: la legge attribuisce la qualificazione di opere di pubblica utilità solo alle opere che già abbiano ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio, patrimonio storico-artistico, che costituisce ove occorre, variante allo strumento urbanistico. Ma diventa variante lo strumento urbanistico solo dopo che è stata approvata. Finché non è approvata non è possibile dire siccome è urgente verrà approvata e quindi automaticamente ce la variamo. No, prima devo verificare la congruità e dopo eventualmente può diventare variante. Ora, queste sottigliezze sembrano poca cosa ma cambiano completamente
le carte in tavola, perché il comune può opporre appunto tutto questo. E soprattutto una delle condizioni previste recentemente è che si rispettino delle linee guida per l'ubicazione. Cioè non è vero che il comune non può dire niente, ma sia il comune sia la conferenza dei servizi devono verificare che le linee guida siano rispettate, o attuando queste linee guida con norma regionale, o quantomeno rispettando le indicazioni generali previste a livello nazionale. Vi do degli esempi. L'articolo 16 dice, per esempio, le linee guida indicano quali luoghi idonei ad accogliere gli impianti, come ad esempio le aree già degradate da attività entropica, quindi se c'è già una discarica uno può mettere sopra la discarica un impianto di questo genere, siti industriali, cave, eccetera, purché l'impianto si integri con le tradizioni agroalimentari locali. E già questo, capite, cioè non può sconvolgere le caratteristiche. Questo è sulla l'idoneità. Sulla non idoneità, l'articolo successivo dice che le regioni devono individuarle, ma vengono già indicati alcuni elementi e ve li leggo. Poste all'interno, non possono essere poste all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identificata. Cioè se abbiamo una zona di pregio paesaggistico o ci sono dei monumenti storici, il cono visuale costituito dal cammino e dall'impianto non deve ostacolare la fruizione del paesaggio o della bellezza monumentale. Non possono essere messe in zone dichiarate di notevole interesse pubblico, zone naturali protette, comprese riserve naturali e aree attigue, zone di Ramsar, zone della rete di Natura 2000, zone di importanti per il passaggio degli uccelli, zone agricole DOP. Quindi dove c'è un DOP, no, perché questo è in contrasto con quel discorso agro, di tradizioni agroalimentari. E in generale non dove ci sono vincoli paesaggistici. Allora, io mi domando, qui se ne vogliono proporre una gara 3, forse 4. A Gazzo ne hanno previste altre 3, ma alcune già fatte o in costruzione. A Isola della Scala altre. In provincia di Verona decine e decine. Beh, ma possibile che tutte queste rispettino queste linee guida? E poi, abbiamo, facendo la somma di tutte queste, gli ettari necessari per produrre le biomasse di cui hanno bisogno? E se non sono sufficienti, dove le vanno a prendere? Le importano. Quindi oltre a importare cibo da mangiare, importeremo anche cibo per alimentare. Ma siccome gli incentivi sono per 15 anni, io ho vincolato il territorio agricolo e il funzionamento di questo impianto per 15 anni, perché una volta che l'ha costruito lui vorrà usarlo per tutti gli anni perché vorrà guadagnarci fino in fondo. E quindi io ho condizionato il futuro del territorio per 15 anni, non è una cosa di poco conto. Io ho preso, e lo potete fare anche voi in internet, la Biogas Impianti SRL che ha sede a Verona in via Fermi 2, quindi andate a vedere, e mette tutti gli impianti già realizzati o che sono state, per quali è stata richiesta l'autorizzazione. Allora io vedo, località Salizzole, Conca Marise, Gazzo Veronese, queste già realizzate, ma questa è una delle tante. Poi Oppeano, Vigasio, Roverchiara, Nogarole Rocca, Bovolone, Nogara, e questa a Nogara una è l'Agricold Power Energy, poi Cerea, Trivenzuolo, adesso Gazzo Veronese di nuovo, Nogara, la Val Bissara, poi Isola della Scala, Cooperativa Zootecnica La Torre, Villimpenta, no questo è Mantova, non c'entra, scusate, però ci va qui, sì, a due passi, sì, infatti. Però sì, non è nella provincia, sì, sì, è più vicina di molte altre. E di nuovo Nogara a Agricola Masini. Ora, se uno fa la somma di tutte queste, dove vanno a trovare? E questa è solo una delle aziende che produce impianti. Molte altre di quelle che abbiamo citato sono fatte anche da altre. Se ognuno di questi, mettiamone tre, ne ha decine, voi capite che tutto il territorio veronese probabilmente non basta
a rendere sufficiente per il fabbisogno di tutte queste centrali. Quella per esempio qui di quelle di Nogara sono una da 0,5, una da 999, una da 0,7 e un'altra da 999 più o meno. Allora già qui uno fa le somme e dice il comune non basta, quindi devo andare in prestito. Ma negli altri comuni ci sono le altre, non è che gli altri non ci sono, quindi come si fa? E allora se uno va poi a vedere le prescrizioni che sono state date, per esempio mettono in evidenza che ovviamente ci sarà una certa quantità di solfuro di idrogeno solforato, nelle emissioni che bruciando diventa anidride solforosa che dà origine a un forte inquinamento. Dicono sempre che bisogna garantire che non vengano usati i rifiuti, ma il fatto di sottolinearlo vuol dire che il rischio c'è e va considerato rifiuto anche qualunque scarto comunque trasformato per qualche uso, cioè uno scarto agricolo come tale può essere usato, ma se ha subito delle trasformazioni diventa rifiuto e come tale renderebbe impossibile. È molto facile che utilizzino dei materiali che per legge sarebbero rifiuti, però bisogna verificare. Ecco, anche questo è una cosa che succederà. Qui per esempio uno degli impianti è sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e coltivazioni dedicate, per cui è 2/3 coltivazioni dedicate, 1/3 effluenti. In questo caso, che questo è un impianto da praticamente 1 MW, qui non si discute mai di qual è il tipo di emissioni. Allora, quando io ho un impianto a digestione anaerobica, io devo sempre fare un bilancio di massa. Ho delle entrate e delle uscite. Vediamo cosa entra e vediamo cosa esce, ma tutto. Allora, io vi leggo, perché non posso farvelo vedere. Allora, io ho il mio biodigestore in cui entra la biomassa. Può entrare anche un po' di acqua e di altro materiale per migliorare l'efficienza, qualche volta glicerolo o cose di questo genere, per cui anche lì poi bisogna stare attenti perché possono fare i furbi, aumentare delle quote che non sono vere biomasse, ma se mi aumentano la produttività, anche se costa di più della biomassa, però mi fanno guadagnare di più, quindi se costa meno di quanto la rete ambientale, per cui la produzione di energia elettrica è vantaggiosa rispetto al mio costo, a causa degli incentivi, non a causa di un vero economia reale, però lo fanno, quindi bisogna stabilire anche quant'è la quota massa. Diciamo che entra essenzialmente biomassa e quello che a loro interessa è l'energia elettrica che vengono, ma non è l'unica cosa che esce. Cosa esce? Escono emissioni odorose, perché qualunque biomassa nel suo trasporto, essendo scarti, essendo insilati, essendo reflui zootecnici, nel trasporto, nello scaricarlo, nei trapassi, nei passaggi, il risultato alla fine del processo è un biodigestato, cioè un qualcosa che è un fango che devo tirar via. Tutto questo può avere odori. Gli impianti, soprattutto quelli per la produzione di energia elettrica, producono rumore, che è un'altra cosa che esce. Se ho dell'acqua, alla fine avrò anche degli scarti, dei liquidi da eliminare. Ho fluidi, dei lubrificanti di tutti gli ingranaggi, tutti questi sono scarti. Ma le cose più importanti sono le emissioni gassose, cioè i fumi dell'impianto che brucia il biogas e i fanghi del biodigestore. I fanghi del biodigestore sono poco meno di quanto entra. E quindi io devo sapere in partenza quanto inquineranno i fumi e dove metterò il digestato, che caratteristiche avrà e che problemi può comportare. Allora, io ho fatto vari calcoli di impianti in cui la relazione tecnica riportava tutta una serie di dati.
Io di questi vostri impianti non ho visto relazioni tecniche, le ho cercate, non le ho trovate, però se voi volete potete chiedere al comune, alla provincia che ve li diano, e dovete fare questa operazione, leggere quanti metri cubi all'ora di fumi emette l'impianto, quello che brucia il biogas. Qual è la concentrazione per metro cubo di inquinante? Moltiplicate per 8.000 ore i fumi, perché questa è la quantità di ore in un anno, avete i metri cubi totali di un anno, moltiplicate i milligrammi per metro cubo per milioni di metri cubi che vengono, anzi miliardi di metri cubi che vengono fuori, e otterrete tonnellate di inquinamenti in un anno. Cioè, non è che il fatto che rispettino le norme buttino fuori profumo di violetta e acqua come qualche e aria più pulita di prima. Qualcuno dice: ma l'impianto è meglio, esce un'aria più bella e più buona di quella che c'è intorno. Insomma, è un po' difficile da dirlo, perché come vi dicevo i problemi sono odori, rumori, fumi, rifiuti, compreso il biodigestato, ma oltre a questo dovete aggiungere i fumi, o diciamo gli inquinanti atmosferici, e i problemi di rumore che sono determinati da tutti i trasporti della biomassa e del biodigestato. Quindi ogni giorno in media avrete vari camion che entrano e vari camion che escono, ma spesso il camion che entra esce vuoto e esce quello del biodigestato e ritorna vuoto, quindi si raddoppiano, perché non è lo stesso che fa tutte e due le cose, perché sono due tipologie di camion diversi, due gestori dei camion che sono proprietà diverse, insomma. Quindi bisogna fare la somma di tutto questo. Allora, usando i dati delle varie relazioni tecniche, per esempio in un caso io ho trovato, facendo i calcoli, che si ha spesso più di 70 decibel di rumore, che per quanto attenuato a distanze ravvicinate, se le case sono vicine, vuol dire di notte un rumore tutt'altro che piacevole. E questi devono andare in continuo, non è che di notte chiudono. Dalla mattina è qualcosa da appunto. Quindi questo è un primo problema. Può fare un esempio, professore, cioè di 70 decibel? 70 decibel è il massimo, cioè in realtà 65 decibel è il massimo ammesso per giorno e notte in zone industriali. Ah, okay. 70 è già oltre. Già oltre questo. Però 70 è al punto d'origine. Sì, okay. Poi metteranno dei sistemi, se la zona è industriale faranno in modo di stare dentro i 65. Però bisogna vedere anche il valore differenziale, che è un altro aspetto, perché non posso avere valori differenziali rispetto al fondo così elevati, e quindi anche lì è da vedere, e bisogna vedere se è tutto zona industriale o se è zona mista, e quindi se di notte bisogna ridurre e se ci sono case vicine, ma anche di giorno se vi sono altre attività industriali, chi vive dentro odori e rumori se li prende, e bisogna vedere se questo è compatibile come differenziale rispetto al resto. Quindi io non posso dire che non rispetteranno la legge, però certo, sicuramente a priori è difficile dirlo, anche perché non ho la relazione tecnica, però sicuramente ci sono delle difficoltà. In altri impianti ho trovato che i composti organici totali, che sono quindi i composti al cui interno vi sono quei composti cancerogeni come gli idrocarburi policiclici aromatici, come le aldeide, come la formaldeide, ma possono formarsi anche diossine, perché l'emissione di acido cloridrico ci sono, qui c'è il cloro, le composti policiclici, se si formano i idrocarburi policiclici si formano anelli, in queste condizioni, in certe temperature, questi anelli con il cloro danno origine a furani, diossine e altri composti, alcuni dei quali molto pericolosi a dosi bassissime, cioè un grammo all'anno è già una dose elevatissima, e questo si ottiene. Allora, io ho fatto un po' di conti, i composti organici totali superano la tonnellata, l'ossido di carbonio, che è comunque tossico, 6 tonnellate, gli ossidi d'azoto più di 3 tonnellate, e in certi casi, in altri casi anche 6,
gli ossidi di zolfo sono vicini sempre a questi valori sulle 6 tonnellate, l'acido cloridrico è di meno ovviamente, ma è pur sempre un quintale 2 all'anno. Se aggiungo le polveri, di polveri si arriva a 0,5 tonnellate l'anno, ma gli ossidi d'azoto innescano a loro volta polveri secondarie, che spesso arrivano anche a 3-5 volte quelle di partenza, per cui se sono 0,5 in totale potrei averne 2 tonnellate di polvere, 3 tonnellate di polvere in più, che si aggiungono alle polveri già esistenti, quelle da traffico, quelle da altre attività industriali. Se l'area, per esempio, è un'area dove bisogna intervenire per ridurre le polveri perché ci sono sforamenti, sicuramente questo non andrebbe realizzato. Ma non basta, gli ossidi d'azoto d'estate innescano un altro processo che è quello che porta all'ozono. Anche lì, se l'ozono d'estate sfora, non posso avere nuovi impianti che favoriscono lo sforamento. Ecco allora che bisogna vedere tutto l'insieme e valutare se l'idoneità dal punto di vista dell'inquinamento globale di quel posto, dal punto di vista delle emissioni. Sì, in un altro caso avevo ottenuto cose simili, 0,3 tonnellate di polveri, in questo caso molto più di ossidi d'azoto, più o meno uguale anidride solforosa e composti organici totali, quindi dipende proprio dalle caratteristiche. Qui vabbè, siamo di nuovo un altro caso, 2 tonnellate, ecco, questo è quella da mezzo megawatt, 2 tonnellate di composti organici totali, 7 di monossido di carbonio, 5 di anidride solforosa, 6 di ossido d'azoto, 0,15 di acido cloridrico e 0,15 di polveri. In questo praticamente l'efficienza per la riduzione delle polveri è maggiore, però c'è un problema, vedete. Le polveri misurate così sono misurate in peso, ma le polveri che fanno male sono quelle molto sottili. Allora, quello che conta non è il peso delle polveri, ma il numero delle polveri. Se io ho la polvere che pesa 1 e una polvere che pesa 10, o se volete una è 10 micron, PM10, una è 1 micron, poiché il numero dipende dal volume, una di 1 micron rispetto a quella di 10, a parità di peso, sono 1000 a 1, perché è un volume. Il che vuol dire che se io elimino anche il 90% delle polveri, ma solo quelle più pesanti, ho ridotto di meno dell'1% il totale del numero delle polveri, cioè le polveri sono rimaste tutte le più pericolose esattamente come prima. Quindi apparentemente ho ridotto il peso, ma non ho ridotto il numero. Vabbè, andiamo avanti perché... Allora... Abbiamo visto quindi che sicuramente quello che esce dai camini di quello che è l'impianto di produzione di energia elettrica dal biogas non è insignificante. In un anno sono tonnellate di inquinanti e abbiamo misurato solo i più noti, perché la combustione dà origine a centinaia di composti, molti dei quali nessuno sa neanche cosa siano. Bisognerebbe andare ad analizzarli ogni volta. Ma l'altro problema che ho detto sono i fanghi, cioè il digestato. Bene, il digestato ha due problemi, è molto ricco di azoto, il che se il terreno è povero di azoto può andare bene, ma se il terreno anche povero di azoto è a poco humus, a poco acidi umici, gran parte di questo azoto tende a scendere giù con le piogge e andare in falda, ma l'azoto in falda rende non potabile l'acqua, o comunque determina un'eutrofizzazione quando eventualmente queste acque sotterranee sboccano in fiumi o laghi. Quindi può essere, dipende dal contesto, un problema questa quantità di azoto. Ma l'altro problema è che siamo di fronte a un impianto in cui si utilizzano batteri anaerobi normalmente presenti negli organismi viventi, ma alcuni di questi batteri sono anche molto pericolosi e in quelle condizioni trovano più facile sviluppo che non nell'intestino di un animale, sono i clostridi.
I clostridi sono il Clostridium tetani e il botulino, i più noti. Ora, questi in pratica di pericolosi c'è il Clostridium difficile, il perfringens, il botulinum, il tetani, il novi, e sono alcuni dei vari clostridi che si formano. In Germania hanno visto che alcuni fattorie avevano una moria di animali e hanno trovato un'associazione tra questa moria di animali e luoghi dove c'erano impianti di biodigestione e produzione di biogas. Sono andati a vedere e hanno scoperto che lo spargimento del digestato non fatto con opportune garanzie di verifica delle caratteristiche dei batteri, senza ulteriori sterilizzazioni o ossidazioni che eliminerebbero almeno in parte questi batteri, è molto rischiosa per gli animali ma anche per gli uomini. E quindi oggi in Germania c'è molta attenzione e quindi si vietano questi impianti là dove le aziende agricole hanno certe caratteristiche per evitare morie di animali. Da noi non c'è nessuna norma in tal senso e non ci si pone neanche il problema. E quindi questo è un altro grosso, se si va a vedere le relazioni tecniche, si dice semplicemente il digestato è un ottimo ammendante fertilizzante, lo spargeremo sui campi. Un momento, voglio vedere cosa contiene, voglio sapere che caratteristiche, quali sono le verifiche per garantire che lo puoi fare, quali sono i terreni che in base anche alla direttiva sui nitrati sono idonei allo spargimento e quali sono i territori qui intorno idonei allo spargimento e quali sono i rischi dello spargimento, non è mai scritto nelle relazioni. L'Emilia Romagna in tal senso mi sembra abbia vietato lo spargimento dei digestati dove si dipende. Allora, se nel caso in cui, ma questo ha perlomeno a rigore vietato, se per caso sono stati utilizzati dei rifiuti, non è ammissibile. Perché mi sembrava che molti digestati derivano anche dall'uso di rifiuti. Uh-huh. E questo è vietato. Però se non c'è rifiuto, e lì andrebbe a analizzare il concetto, esatto, di rifiuto, esatto, è tutt'altro che semplice dal punto di vista normativo, ma se non c'è, in molte regioni, perlomeno in Emilia Romagna, che io sappia non ha sulla questione dei clostridi fatto qualche norma. Mi sembrava che non potessero spargerli dove c'è la produzione del grana padano e del reggiano. Ah sì, sì. Lì è perché in generale alcuni di questi batteri potrebbero danneggiare, okay, sì, ma sì, soprattutto per la causa perché, e l'altro problema è comunque laddove se la carta dell'idoneità all'assorbimento di nitrati non è idonea, non li posso spargere, quindi okay. C'è una norma sulla direttiva nitrati che devo rispettare, ci sono delle norme sul grana padano perché lì si fa insilato. E mentre nel parmigiano reggiano invece non si usa insilato, l'insilato determina gonfiore, se vi sono alcuni microrganismi che favoriscono questo problema fa le bolle, scoppia la forma, insomma, e quindi si butta via. Certo. Cioè si butta via, ne fanno formaggio fuso che trovate ampiamente in giro. Non si butta via niente, non si butta via niente. Ecco. Ultima cosa e concludo, spesso vi troverete detto che comunque questi impianti sono perfettamente compatibili con la logica delle fonti rinnovabili e che non creano inquinamento né effetto serra e viene imbrogliato, si imbroglia in vari modi. È vero che un biodigestore non produce inquinamento perché il biogas viene catturato, ma è la combustione del biogas che produce l'inquinamento atmosferico. I rifiuti sono prodotti perché il biodigestato non è detto che sia usabile tal quale e la CO2 emessa dalla combustione del metano non è in parità con quella assorbita dalle piante perché nessuna di queste piante è stata coltivata senza niente, non è legno vergine o scarti dell'attività agricola. Se fossimo di fronte a scarti dell'attività agricola e reflui dell'azienda andrebbe bene, ma in questo caso allora rientreremmo non più in un'analisi economica in cui solo con gli incentivi si paga l'impianto, perché altrimenti non sarebbe inattivo,
ma saremmo nelle condizioni in cui avrebbe senso anche da un punto di vista economico, anche senza incentivi, fare un piccolo impianto di gestione anaerobica per produrre biogas e valutare se usare il digestato, quando questo è all'interno del ciclo dell'azienda. Un'azienda che abbia reflui zootecnici e scarti agricoli può fare un bilancio e dire quanto posso produrre di biogas, in genere l'equivalente per avere un impianto che può produrre in termini di produzione di energia elettrica e calore non più di 50, massimo 100 kW, cioè siamo nell'ordine di un ventesimo di solito, anche meno in certi casi, che può essere conveniente perché in questo caso l'azienda si produce il calore, l'energia elettrica e volendo anche il metano per far andare avanti i trattori, perché i trattori possono essere trasformati a metano. Quindi questo nel ciclo dell'azienda potrebbe essere conveniente. Invece che buttare via degli scarti, li ritrasformano. L'inquinamento ci sarebbe, ma è modesto perché saremo nell'ordine di un ventesimo rispetto ai valori che abbiamo detto prima, e comunque sottrarrebbe la combustione di altro materiale per produrre il calore o l'energia elettrica che verrebbe direttamente usata, oppure meglio ancora se faccio andare i trattori, il trattore inquina meno a metano così ottenuto che non con materiali come gasolio o altro. Quindi andrebbe tutto bene, il digestato andrebbe analizzato, potrebbero fare attenzione alle caratteristiche in modo da non avere danni, e sicuramente un'azienda agricola, se ha reflui zootecnici, farà di tutto per evitare che il digestato crei malattie ai propri animali, mentre se lo sparge in giro non gliene frega niente, perché l'unico guadagno è quel famoso milione di euro dato dagli incentivi. Ecco, quindi non si tratta di essere pro o contro, si tratta di vedere quando e a che condizioni ha senso una fonte che non è tra le migliori, tra le rinnovabili, ma in opportune condizioni all'interno di un'azienda agricola può anche avere un senso. La speculazione è tutta un'altra cosa. Grazie.